Radio Raccontiamoci. Ritagli editoriali di Enrica Bardetti. Iscriviti sul nostro canale YouTube Radio Raccontiamoci Edizioni Digitali. Ascoltaci in podcast su Spotify. Pubblica con noi in condivisione. Insomma, Radio Raccontiamoci tutti. La cultura è social. Una volta c'era questo pregiudizio, alimentato in parte anche da Freud. La mente nell'anziano, e il confine era stabilito ai 65 anni, è rigida. Inutile quindi pensare per lui un percorso di psicoterapia. Oggi però le cose sono cambiate, la vita media si è allungata e depressione e ansia sono forme psicologiche con cui l'anziano si trova sempre più spesso a fare i conti. Il neurobiologo e psicoterapeuta Alberto Spagnoli ne parla nel suo libro uscito per Bollati Borenghieri dal titolo «E divento sempre più vecchio, Jung, Freud, la psicologia del profondo e l'invecchiamento». Nell'intervista rilasciata a Maria Berlinguer su Specchio, Spagnoli spiega: «Oggi, con il superamento di certi pregiudizi, si sono aperte una serie di possibilità. Intanto l'approccio è più saggio. Si mette tra parentesi l'età e si valuta la curabilità psicologica anziano per anziano a seconda delle sue capacità personali. L'invecchiamento e le vicende della vita possono dare grandi sofferenze, di fronte alle quali non ci resta che l'accettazione. Compito della psicologia del profondo è però superare la rimozione della prospettiva angosciante della vecchiaia e della morte, interrogarsi e prendere finalmente coscienza anche di questa fase dell'esistenza sempre più lunga, in modo da goderne e apprezzarne la potenziale pienezza. Fu proprio Jung, spiega Spagnoli, a prendere le distanze dalla posizione di Freud, sostenendo che arrivati alla seconda metà della vita è necessaria una trasformazione. Se la viviamo come la prima, non può che essere un fallimento esistenziale, perché dobbiamo fare i conti con il declino del corpo, delle energie e della sessualità. Mentre noi invecchiamo, poi, le nuove generazioni portano l'innovazione, come ad esempio quella digitale, e noi siamo spinti ai margini. Queste cose possono farci pensare che la vita non è più degna di essere vissuta e mandarci in depressione. Oppure, se abbiamo valide risorse psicologiche, possiamo entrare in una dialettica. C'è sì il tempo che ci sfugge, ma dentro di noi abbiamo nuovi pensieri e nuove esperienze, la capacità di radicarci nel mondo, ma anche nell'anima, e quindi di liberare emozioni e sentimenti. Questa è una grande risorsa, ed è qui, ci ricorda Alberto Spagnoli, che uno si gioca la qualità dell'invecchiamento. Iscriviti sul nostro canale YouTube Radio Raccontiamoci Edizioni Digitali. Ascoltaci in podcast su Spotify. Pubblica con noi in condivisione. Insomma, Radio Raccontiamoci tutti. La cultura è social.